Oggi, 16 maggio 1969, gli Who sono impegnati per 3 sere al leggendario Fillmore East di New York, il locale aperto da Bill Graham, dove da sempre si registrano diversi dischi dal vivo che entreranno nella storia. Mentre il gruppo è impegnato nell'esecuzione di alcuni brani della nuovissima rock opera Tommy, in un piccolo ristorante situato proprio a fianco del teatro, scoppia un incendio. Il fumo da lì si propaga immediatamente anche all'interno del Fillmore. Come racconta un testimone, è piuttosto difficile distinguere il fumo dell'incendio dal fumo di sigarette e spinelli vari che invade comunque la sala. Pete Townshend, chitarrista e leader del gruppo, davvero mod, è un tipo alquanto irascibile. 2 anni prima, nel backstage del festival di Monterey, aveva insultato gli organizzatori, rei di averlo messo in scaletta dopo Jimi Hendrix. «Non suoneremo mai dopo Hendrix», aveva detto. «Se lui spacca una chitarra sul palco dicono che è sexy, se lo faccio io scrivono che sono un violento. Se alla fine dello spettacolo compiamo il nostro rituale provocatorio di distruzione degli strumenti, sono certo che diranno che abbiamo rubato l'idea a Jimi Hendrix». Questa sera al Fillmore un poliziotto in borghese sale improvvisamente sul palco per avvisare il pubblico dell'incendio e quindi chiede a tutti di sgombrare il teatro. Mentre cerca di avvicinarsi al microfono, Roger Daltrey lo afferra per le spalle, Pete Townshend gli dà un sonoro cazzotto sulla nuca e lo stende. Dopodiché gli Who continuano a suonare come nulla fosse, ma il fumo ormai è così denso che il pubblico sfolla da solo. Gli spettatori resteranno sul marciapiede di fronte al Fillmore per circa un'ora, mentre i pompieri spengono l'incendio. Poi tutti rientrano nel locale e il concerto degli Who riprende. Il poliziotto però non dimentica l'accaduto e a spettacolo finito, Pete Townshend viene arrestato e condotto in prigione dove passa la notte. Viene rilasciato al mattino con una multa di $51 per offesa a pubblico ufficiale. 3 mesi dopo, sul palco del festival di Woodstock, il leader radical Abbie Hoffman, d'accordo con gli organizzatori, sale sul palco per un annuncio in cui chiede che venga rilasciato il suo amico John Sinclair, che si è beccato 10 anni di galera per aver comprato uno spinello da una poliziotta in borghese. Ma Hoffman sceglie il momento sbagliato e sale infatti durante il set degli Who. E appena lo vede avvicinarsi al microfono, Townshend si scaglia addosso a lui, lo manda a fanculo, lo colpisce in testa con il manico della sua chitarra. 25 anni dopo, interrogato al proposito di quell'incidente, Pete Townshend dichiara: «È stato l'atto più democratico di tutta la mia carriera». Just like yesterday.